E possiamo continuare ora la nostra avventura su Hollow Knight. Let's go. Perché se lo fosse perso, Hollow Knight, ragazzi, è un platform 2D molto bello. Mi sta piacendo un sacco. Insomma, non dovete sapere chissà cosa. È abbastanza tranquillo. Si segue molto facilmente. Allora, la chat mi ha consigliato. Ditemi se il volume è alto. Io me lo abbasso perché per me è un po' alto. Ok. La chat mi ha detto di andare di qua. Ok. Ah. Ok, era un piccolo secret e basta. Ok, contento. Aspetta, no, non è proprio solo un secret. C'è qualcosa di più qua. Strano. Ciao Sturm. Buonanotte anche a Lancio. Un po' più basso, lo abbassiamo. Andiamo. Sta qua è una nuova zona. Ciao, biscottina. Ora vediamo. Mi ha detto Fortnite. Il Fortnite del reame. Sì, è proprio una nuova zona. Avete ragione. Wow. Siamo in un nuovo mondo. Che posso, tra l'altro, attraversare con l'acido. Aia. Non sono simpatici i mob qua, eh? Non sembrano troppo pericolosi, ma non sono simpatici. Ops. My bad. Cos'è? Che cavolo sto facendo? Forse prima devo parlare con qualunque cosa ci sia là sotto, che dite? Che dove diamine? Che diamine? Era un sedere gigante, sono d'accordo. Wow, ma quanti segreti ci sono in sta zona? È terribile. Ok, questo è semplicemente un carapace che mi dà vita extra. Non c'è nient'altro. Ok, andiamo. Una chiappa presa a schiaffi, più o meno. Vediamo di non sprecarle le vite extra, va. Quanti ce ne sono? Oh mio Dio. Ok, questa non potevo saperla. Ora capisco perché me la regalavano la vita extra. È un posto infame. Oh mio Dio. È un posto infame questa. Niente, è già finita. Che succede? C'è qualcosa là sopra, ma non posso accedere. Ah, ma è lui! Ciao! Cerchi una conoscenza in queste terre? Sono io. Questo posto cinereo è la tomba dell'Uroverme. Si dice sia venuto qui per morire, ma cos'è la morte per quell'antica creatura? Più una trasformazione, io credo. Questo reame decaduto è il prodotto dell'essere nato da quell'evento. Preferirei che nessuno curiosasse nella mia mente. Molto fastidioso, molto invadente. Aia, non si può. Diciamo che non sembra un tipo molto simpatico. Quindi io sono salito fino in cima per niente, mi sta dicendo?
Posso davvero fare niente qua? Ah, da qua è da dove arrivo, vero? No. Almeno credo. Wow. Che succede? Piovono. Piovono vermi. Oh mio Dio, succede qualcosa là in cima. Che schifo. Proprio una delle ultime situazioni in cui vorrei trovarmi è una cascata di insetti. Personalmente non proprio non riesco, non li tollero. Devo salire in cima forse. Sembra che una cima non ci sia. Anzi, no, in realtà c'è una cima. Forse di qua. Devi andare in fondo al canyon, dite voi. Io devo trovare prima di tutto il mio amico esploratore, che è sempre l'ultima persona che trovo all'interno di questo gioco. Quando c'è una nuova zona, la prima cosa da fare, ragazzi, è trovare il nostro amico che scrive la mappa. Numeri per Al. Oh, si può fare? Ah no. Me lo sono sognato. Aia. Io provo a salire. Male che vada mi sblocco dei percorsi. Infatti. Manco a dirlo. Ste bestie. Qua ho sbloccato un passaggio per dove? Vedi? Una zona che conosco, tra l'altro. Però non devo andare di qua. Via. Wow! Aspetta, è successo tutto così in fretta. Fermo là, quella prova rimarrà chiusa. Prova? Fino a quando non avrai offerto il contributo richiesto. Vieni qui da me e porta con te i tuoi geo. Ma è un'arena. What? Aspetta, aspetta, portiamo il tributo, qualunque cosa sia. Parliamo a sto tizio. Non avere fretta, quella prova è preclusa a chi non ha la giusta esperienza. Prima affronta una delle altre prove. Ah, questa forse? Un altro guerriero si è fatto strada fino al nostro glorioso Colosseo. Questo è il posto perfetto per tutti coloro che cercano intense sfide e letali combattimenti. Basta porre il tuo marchio sulla bacheca delle prove che intendi affrontare. Ok. Dovrei pagare un piccolo contributo. A pagare l'accesso, vai, prova del guerriero, paghiamolo. La prova del guerriero, combatti per ottenere geo e un incavo, porre un marchio, vai, facciamolo. Arena? Sappiamo dove passare la nottata, stasera raga si sta nell'arena, let's go. Stasera ragazzi si passa il tempo nell'arena, ufficiale. Che manco quella di Skyrim era così. Ladies, ma sono tutti morti. Colosseo dei folli. Ladies and gentlemen, welcome to the fight of the gods. Ah. Ok.
Get wrecked. Ho finito? Ho finito? Wow, che cambio direzione. Oh, questi no. Questi mi fanno sempre male. Numeri. Pure in verticale sparano. Ah, non posso più toccare per terra. Va bene, l'ho appena fatto. Credi sia un problema? Abbiamo finito? Mazza, oh. Quanti mob ci sono? Aia. Oh, non è facile sta arena. Cosa... Wow! Numero! Vabbè, raga, vabbè, dai. Va bene, dai. Vabbè, dai, va bene. Vabbè, ma quello è impossibile da doggiare. Emo? Abbiamo finito? Questo lo offro alla chat. Questo è tutto spettacolo. Aia. Questo è spettacolo, chat. Forza così nell'arena. È così che si combatte. Per gli spec, guarda gli spec. Raga, li facevo un pochino più belli però, ve lo dico. Aia. Oh, ma sta prova quanto cacchio dura. No. Guarda te. Sì, ma questo qua un colpo me lo mette sempre se l'attacco troppo in fretta. Ne ha finito? Oh mio Dio, cos'è questo? Abbiamo finito? Quanto dura questa prova? Oh mio Dio, non finisce mai. Wow. Wow, 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 via di qua. Abbiamo finito? Mi sa che è durato un sacco. Ancora. Wow. Vedi qua, vedi qua. Signore e signori, il campione dell'arena e guerriero Altv in cavo per amuleto. Grazie. Me ne posso andare. Come un Super Saiyan. GG, nice tutorial. Ma non posso, non posso farne un'altra? Bentornato, piccolo contributo, prova del conquistatore. Pagare l'accesso, vai, 450, mazza, un sacco costa. Vai. Come il feeling che questa porta non è tanto più facile. Cioè, già quella di prima la fregava un po', eh. Ma cosa succede? Ah, vedi, io qua posso riposare. Ok, meno male che l'ho sgamata. Di qua invece dove vado? Vado dentro l'arena.
Ah, dall'altra parte? Wow, tutti i secret qua. Ah, ovvio, l'ombra è a sinistra, ottimo, carina come cosa. Cosa c'è qua sotto? No, no, io devo andare nell'arena, mi dispiace. Mi dispiace, ma devo andare nell'arena e combattere. La seconda prova ci sta aspettando. Andiamo, raga. Ah, aspetta, non l'ho accettata. Eccola qua. La prova del con... Vai, vai, iniziamo. La prova è pronta per noi. Andiamo. Buon salve, Arena. Sono qua per... Ho come l'impressione che questa non sarà facile. Wow. Questo non te lo fanno tutti quanti, eh. Sta' attento. Ok, magari... Oh, questo salta pure. Quando hai imparato a saltare? Aia. Aculei, signore e signori. Prego, venite, amiche. Mazza, neanche il tempo di reazione. No! Questi, tutto ma non questi. Oh mio Dio. Ok, tutto calmo. Che dodge. Va bene, va bene. Baretto. No! Questi sono i bot che odio di più. Questi sono proprio i mostri che odio di più tutto il gioco. Grazie. Grazie, signore e signori. Wow. Ah, inverti... Pensavate, eh? E questo cos'è? Aia. Ok, questo non può cambiare direzione. Questa è la storia. Uno, due, tre. Fetente, eh? No, non è in verticale che devo giocarmela, è in orizzontale. Via. Wow. E tu? È impossibile, questo è uno di quelli che si ribella, ne sono sicuro. Ciao amico. Lo sapevo. Ti ho già affrontato però. Non la sapevi questa, eh?
Sono pronto. Tiro del falco. Aia. No, questo è terribile. Ah. Ah, non posso curarmi, quindi. Ti prego, dammi una base, mi serve. Io qua ci muoio. No. Mi serve una base, raga. Non posso morire. No. Ci ho creduto un sacco. Lo voglio rifare. Rifacciamolo. Mi avete... mi volete? Io sono qua. Maledetti. Me la pagherete cara. Ste maledette zanzare. Ok. Oh mio Dio. Cosa? No. Ah, come on. Oh, come on. Oh mio Dio, questa è la odiosa. Oh mio. Perché me la sto rendendo difficile? No, Tommy, sei scemo. Niente, sono... Ciao Calypso, buonanotte, sono scemo.
Sono ufficialmente proprio scemo, scemo, scemo. Baka baka. Proprio scemo, scemo, scemo. Faccio ancora un tentativo, se no vado a sinistra. Tanto non credo che l'arena sia qualcosa di indispensabile per proseguire la storia, onestamente. Però mi faceva piacere battere sti maledetti. Ottenere qualche qualche cosina in più non è mica male. Ma questo è un nuovo attacco, come va tutto bene. Va bene. Oh mio Dio, Tommy. No, vabbè, dai, sei indeciso, va bene. Basta. Va bene, dai. Va bene, va bene, va bene, va bene. Se ogni volta che vado e sbaglio, torno sempre più indietro, tanto vale che ci penso più tardi all'arena, va. Andiamocene via. Tanto vale che ci penso più tardi. Tanto vale che ci penso più tardi. Wow! Mazza che spavento. Idolo del re. E il tizio dove è andato? Mazza che spavento. Mai più una roba del genere. Boh, il tizio è sparito, va bene. Forse è di qua. Boss in movimento. Wow, 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 ok, ho capito. Aia. Indistruttibili. Come funziona questo boss? Mi prende in giro? Effettivamente è efficace attaccarlo? È una boiata. Mm.
Proviamo a non attaccarlo. Devo pensare a qualcosa. Sembra proprio che io debba pensare a qualcosa. Mannaggia lui. Maledizione. Dai, perché se non le tocchi le pareti, però sei un fagiano te. Sotto. Cosa devo fare? Tanto tenere. Poi lui scava via. Poi lui scava. Quando scava. Non capisco se si interrompe il boss oppure no. Quando lui scava e se ne va via. Quando gli uso un'abilità lui se ne va. Maledetto. Non sembrano delle buone idee queste. Questo boss è un po' strano. Finalmente. Cioè, mi chiamalo boss. Una chiave semplice. Tutto sto casino per una chiave semplice. Va bene. Che tra l'altro magari mi serve pure per uscire. Questa zona è dedicata a lui, mi sa. Mi sa che non ci siamo lasciati proprio nulla indietro, quindi. Non ci siamo lasciati assolutissimamente nulla indietro, ragazzi. No. Quindi tutta questa zona era dedicata a questo boss, per questa chiave semplice, che tra l'altro si può anche acquistare dal mercante, ma non dirò niente al riguardo. Muoviamoci, va. Era alla Gollum, davvero. Bene. Ok. A sto punto direi che ci facciamo ancora una volta la prova, vai. Io credo nella mia chat e la mia chat... Aspetta. L'arena è il mio streaming. Ufficiale. Ciao raga, tutto bene? Primo sfidante... Luigi. Attenzione, Luigi, non va. Qua la coppia...
Questa è la coppia Edo Barbarossa. Attenzione al baretto. Attenzione Luigi con Edo. Aia. Qua arrivano gli haters. Le zanzare. A posto. Ok, a posto. Aia. No, qua parte subito la parte difficile, veloce. Anche se non voglio prenderlo, sto maledetto robo che spara robe rosse, lo prendo sempre. Niente, Tommy. Vai, curiamoci. No, dai. Due vite mi è costata sta mossa. A posto. Ciao, la pale. Hop. Sono pronto. Wow. Fase 1 completata. Fase 2. Vai. Dove sono morto prima? Sono pronto. A posto, poi cosa abbiamo? Fase 2 andata. Forza. Ok. 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 Dove sono morto prima? Oh mio Dio, posso curarmi, veloce. Fregati. Fregati ancora, figliuoli. Aia. Maledette zanzare. Numero. Sì. Dai. Veloce, curati che sta per finire. Cosa c'è ancora? Che succede? Cosa sono questi? Oh mio Dio.
dei lanciatori di robe. Oh mio Dio, no. Il gioco è perfettamente conscio che io odio questi insetti che sparano lava. Ok. Ma fammi curare. Cosa sta succedendo? Tutti in fila? Mannaggia. L'ho finito? Ditemi che ho finito. Cos'è questo? Sono dei boss. Questi sono dei boss. Fuori uno. Aia. Sì, ho finito. Ho finito. Ho finito, raga. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Duemila monete per questo. Oh, dammi quello che mi serve. Minerale terreo, assolutamente. Andiamo. E anche questa è andata. Ce l'abbiamo fatta. C'è l'ultima prova. Ciao, amico. 800, vai. E facciamo anche l'ultima prova, quella degli dèi. Quella d'oro. Molto bene, una prova spero tu offra un bello spettacolo. Vai, sono pronto. La prova del folle. Sono pronto, la prova del folle si chiama. Andiamo dentro. La prova del folle. Cosa succede? C'è proprio un caricamento. Non mi ha mai fatto un caricamento questo gioco. Tutto bene qua dentro? Ladies and gentlemen. Se passavo. Fregati. Vediamo chi è il folle. Mazza questa. Wow, ma li ha uccisi. Si sono messi a ridere. Stanno ridendo. Era fatta apposta. Fase 1 andata. Wow, e questi... No, 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 no. No. Ma siete pazzi. Oh mio Dio, voi siete dei pazzi incredibili. Quello cos'è? Wow. Non li ho mai visti questi. Sembrano tranquilli. Ok. Beh, sembrano tranquilli, me lo potrei rimangiare in mer che non si dica, eh. Ok. Wow. Quindi tutti questi livelli dell'arena si concludono con un boss. Ok, salve. Subito.
Aia. E... oh, mi ha preso? È bellissimo vedere come mi prenda sempre. Che... no, dai. No, non è vero, parte 2. Ho sbagliato direzione dell'abilità. No, che stupido che sono. Dalla zanzara. Dalla maledetta zanzara. Un deficiente. Dalla zanzara, che bastava muovermi al piano di sotto e mi curavo 4 volte. Me la son tenuta apposta. Aspetta. Lascia stare l'ultima e sono al 105 e non riesco a farla. No, no, devo farla, devo farla. Ora mi hai messo... Mi hai messo in testa che devo farla. Devo farla. Dopo che mi dite che devo lasciare stare, la faccio. È ufficiale. Certo che se muoio dalla maledetta zanzara come un deficiente... ma sono io scemo qua. Ho sbagliato, dovevo curarmi quando c'era il soldatino viola, non ucciderlo. Va bene, cosa questa? Un riscaldamento. Ho fatto una boiata, ho fatto. Dai, andiamo. Andiamo, va. Oh, devo ridarglielo, ok. Sì, sì, la voglio fare. E la, per la gloria di essere un folle, sarò un folle, andiamo. Adesso la chat mi dice che non ce la farò mai. Vi siete persi la run con 150 hit al boss, allora. Generoso.
Io ci credo, raga, ce la farò a superare questa prova. Rieccoci qua dove eravamo prima. Veloce. Ok. Oh, come on. A posto. Bravissimo Tommy, mi sembra un ottimo inizio. Ok. No, 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 no. No. Forse capisco perché è difficile questa prova. Non ce la farò mai, Tommy. Questa è difficilissima anche per te. Basta avere una cavolo di vita in più. Basta avere un cavolo di vita in più, mannaggia. Ho finito due prove di tre. Oh, io non ho cliccato niente. Me l'ha proposto lui di rifarla. Boh, vabbè. Forse ne faccio ancora una. Solo perché contro le Mantidi ho voglia di rigiocarmela. Solo perché voglio arrivare di nuovo contro di loro. Ne ho affrontate 4 in tutto il gioco. Quindi sono solo curioso di riaffrontarle. Se no faccio come prima. Me ne vado via se ne riesco. Se ci arrivo di nuovo e crepo, basta. Cioè, magari lo provo ancora una volta, ci arrivo di nuovo a loro. Mazza come sono generoso. Ah, dai.
Via di qua. Sti esseri qua sono noiosissimi. Dai, che devo arrivare alle mantidi di nuovo. Forza, non rompetemi. Via. Buono. Va bene, Tommy. Oh no, non lo sapevo. No, no, perché hai fatto quell'abilità? Non te l'ho chiesto. Non gliel'avevo chiesto io. Ok, fase 2 è andata. Manca l'ultima fase. Oddio. Questi li odio. No! No! Va bene. Va bene, va bene. Va bene, questa parte qua è, ammetto che non è facile, ok? Va bene, dai. Va bene, va bene, va bene. Me ne vado via. Addio Arena, sei stata bella. Mob del tubo. Odiosi mob del tubo. Manca la terza, la quarta e la sesta. Mazza, oh. Quanto sono odiosi. Ma qua cadono cose da tutte le parti. Fatemi capire dove devo andare. Wow. Wow. Posso andare giù? Ah, c'è il nostro amico qua. Eccomi, ciao caro.
Comprare la mappa, vai, comprala. Oh, finalmente si capisce qualcosa. Oh, chiedo venia. Posso andare di qua, a quanto pare. Che bello aver trovato la mappa, ragazzi. Non sapete quanto sia felice io. Ah, ops. Sembra che ci sia una panchina là in fondo e anche un posto. Baretto. Ma non ti ho colpito con l'abilità, te? Ma va bene, nell'arena eri più scarso, lo ammetto. Diciamo che fare questa piccola esperienza nell'arena mi ha insegnato a combattere contro sti cosi, almeno. Volevo fare il colpo di grazia, ma ci siamo. Eccoci qua, ragazzi. Siamo nel posto panchina. Siamo nel posto di cui abbiamo la mappa. Sembra esserci un tizio dentro. Come hai fatto a trovarmi qua giù ai confini del mondo? Sì, so perché sei qui. Sei venuto per apprendere l'arte dell'aculeo di oro, il leggendario maestro d'aculeo. Per la legge del gran maestro d'aculeo sono tenuto a mandare i miei insegnamenti a coloro che ne sono degni. Con dei geo. Vai. Vai, paghiamo. Se mi insegni qualcosa di nuovo, vai. Cosa mi ha insegnato? Il Perry? Attacco saetta. Tieni premuto X per convogliare l'energia nell'aculeo. Rilascia il pulsante mentre stai scattando per l'attacco saetta. Ah, interessante questo. Sei un allievo eccellente. La tua abilità con l'aculeo e il tuo desiderio di migliorarti mi ricorda i miei fratelli. Ti ho insegnato tutto ciò che so. Torna nel mondo, viaggiatore, lasciami la mia solitudine. Bam. Finalo. Va bene. Ho sbagliato. Eccola lì, che interessante questo attacco. Pregato, pregato. Questi maledetti mostri. Ok, raga, sembra che abbiamo preso la cosa che era importante per questo mondo, ma non è finita. Sembra esserci ancora qualcosa da esplorare qua. Prima di tutto una strada. Prima di tutto i soldi qua che ci sono. Leggevo nella mente dei soldi, ovviamente, dei geo. Andiamo. Dopo la panchina manca un pezzo di strada, davvero? Qua non ci posso entrare, va bene. Andiamo a scoprire cosa succede di qua, allora.
Sembra che stiamo salendo. Ci stiamo ricongiungendo un altro pezzo di mappa. Aia, sono scemo. No, vi prego, raga, voi no. Che bello ammazzare questi, oh. Sempre un piacere. Vieni qua. Ciao, amico. Salvati. Non so quanti bruchini ho salvato per ora, ma credo un bel po' ne abbiamo trovati. Dovrei tornare dal bruco, papà, per guardare un po' come vanno i progressi nel salvataggio di sti bruchi. Devo sedermi in una panchina, ragazzi. Torno a quella dell'arena, forse. Città delle lacrime, città delle lacrime. Sembra esserci tutta una parte di qua che non ho esplorato, quindi la voglio vedere. Oh mio Dio. Dai, Tommy, l'abilità nuova, vai. Eccotela. Non era proprio così, ma... Ecco, questa. Panchina su di sopra, c'è scritto. Perfetto. Aspetta. Eccola. Dai, che l'ho beccata. Sì. Guarda la furbizia. Oh. Diario del viaggiatore. La panchina. Sì. Perfetto. Dove siamo? Ah, qua non posso uscire. Ah, è un posto proprio bloccato. Ok, perfetto. Allora, ottima panchina, direi. Le panchine che... Che fregano queste sono. Andiamo di qua adesso. Oh, di nuovo lei. Mizza, che da un sacco che non la vedo. Che bella questa sfida, la voglio rifare. Let's go. È la verità nascosta quella che cerchi. Sappi che non è per i deboli. Sono pronto. Ah, mannaggia, sei migliorata, Sa nel fare cosa vuole che io ci riesca. Mi piacciono sempre i combattimenti sull'agilità. Oh, doppio. Non l'hai mai fatto questo. Nuovo? Aia. Oh. Ah, mi ha fregato. C'è
Suonato piano. Volevo curiosare nella sua testa, raga. Gli abbiamo letto il pensiero. Ero curioso di vedere cosa stesse pensando. Si vede che non è un personaggio cattivo dopo tutto lei. Però c'è qualcosa dietro. Sembra quasi che ci voglia aiutare mentre ci sfida questa tizia. Detto questo, andiamo a batterla ora. Niente più delicatezze. È il momento di giocare, cara. Sembra che dica Shaw. Aia. Wow, mi ha finito? Ah, posso parlarle, ok. L'abbiamo finita. Ciao, Miki. Che diamine è? Carapace abbandonato. Marchio del re. Nido Sacro conoscerà un nuovo sovrano. Le porte del reame si apriranno. Wow. Ah, mi ha salvato, vedi? Che cavolo mi ha dato? Interessante. Salviamo. Quindi qualcosa ora succede, insomma. Grazie a questo marchio del re. Ora devo andare a scoprire di cosa si tratta. Non poteva andare meglio. Senti, essere. Allora, raga. Secondo la mia fantastica mappa, potremmo andarcene passando qua a sinistra. Ecco, magari non andando nell'acido, che anche se ne siamo immuni, preferisco. Vabbè, devo andarci. Ok. Che c'è qua? Attenzione, ho trovato qualcosa. Diario del viaggiatore. Tutti i segreti trovo. Niente di utile. C'è la città delle lacrime però qua alla mia destra, se non cado. Ma che cosa siano questi? Cioè, qualcuno mi spiega cosa sono sti cadaveri che cadono? Questo non ho ancora capito.
Oh, attenzione. Sono i morti dell'arena. Ah. Ok, ora è carino. Baretto. Allora, ragazzi, siamo qua di nuovo. Le porte del reame si apriranno. Beh, vedo che si aprono proprio. Marchio del re. Identifica Kilondossa come re. I luoghi più antichi di Nidosacro si apriranno al suo passaggio. Io non ho mai capito cosa sono questi cosi qua per terra. Ne trovate un sacco per terra, ma... Cioè, sembrano le gabbiette di quei tizi là, però non riesco ad aprirle. No, sembrano le gabbiette dei bruchi, però non... Bel tentativo. Dove devo andare? Ah, e venivo dal sottosuolo qua, mi sa, vero? O forse venivo da sopra. Mannaggia, dove arrivavo? Che diamine? Ah, è ciò che rimane a terra dopo che... Ok, pardon. No, non devo andare di qua. Mannaggia, devo andarmene di qua. La strada è sbagliata. Devo risalire. Ma non da questa parte, devo salire dall'altra. Ho capito, devo fare un giro un pochino più strano. Ok, ora se passo di qua dovrei stare meglio. L'importante ora è non cadere, Tommy. Ma io quell'ingresso alla Licea delle Lacrime sono proprio curioso di vedere dov'è che mi porta, però mannaggia. Voglio provarlo. Credo ci sia un passaggio da sbloccare qua. Questo? No, sotto. No. No, me lo fa skippare proprio. No, 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 no. Ah, ok. Niente, me lo fa saltare. Mannaggia a me. Me la devo rifare tutta da capo, vabbè. La leggo la chat, ma non fatemi troppi, non datemi troppi suggerimenti. Città delle Lacrime, devo salire fino in cima. Proviamo a passare di lì, dai. Ciao. Mi hai detto che potevo passare anche sotto l'acqua. Allora, io provo di qua. Spero di non aver failato. Ma guarda un po' te. Andiamo. Quindi ora sono di nuovo all'arena. Sia. Aia. Perfetto. Le porte si apriranno. Cosa devo aprire io qua con sto potere del re, mannaggia? Chissà che porta ho da aprire. Forse è questa?
Vabbè, questa per i soldi, vabbè. Era una battuta, lo giuro. Non pensavo davvero che fosse importante quella porta. Era per scherzare. Allora, vediamo un po'. Giù di qua. Allora, siamo alla città. Ci sono un po' di porte qua, a dire il vero. Cioè, un po' di porte, nel senso... c'è la zona centrale, ecco qua, dove ci sono un sacco di porte. Però non so quali ho già visitato e quali no. Ciao! Mi devi far paura? Ciao amico, anche tu sei salvo. Vediamo un po' ste porte. Allora, una era questa, poi ne abbiamo un'altra sopra, a dire il vero. Aia. Non credo che interessino queste porte, vero? Qua c'è la tizia pazza. Ciao tizia pazza. Prefero le dire che qui. Mi è risembrato regale, lo so, è sciocco. Chiaro che non hai sangue nobile nelle vene, visto che teneva in giro quei vestiti sporchi e laceri. C'ho il marchio, dire il vero, del re, ma... vabbè, tizia. Questa, boh, non capisco che personaggio sia lei in questo gioco, ma vabbè. Neanche questa sembra la strada giusta. In realtà abbiamo ancora un pezzo di case da visitare. Che sono quelle qua sopra. Credo di esserci. Aia. Qua è chiusa. No, raga. Sembra che io debba andare da un'altra parte. Di qua non è giusto. Non c'è effettivamente nulla di troppo interessante per me in questo posto. Ciao, amico. Allora, vediamo un po'. Cosa devo fare di importante? Stazione nascosta? Dimmi la stazione nascosta, me la son persa. Ah, ok. Sono alle frontiere del reame. Non so se qua è importante. Penso che sia una zona abbastanza inutile. Questo non posso più svegliarlo. Serve assolutamente a niente. No, mi sa che sono nella parte sbagliata. Queste idrovie, forse le idrovie mi posso finalmente utilizzare. Non le ho mai utilizzate le idrovie. Forse il marchio del re mi dà permesso di utilizzarle. Sembra che io qua possa salire e utilizzare le idrovie. Andiamo a provare. Niente, niente biglietto, Tommy. Mi dispiace, ma non puoi usare sto maledetto biglietto. Le idrovie rimarranno un grande punto di domanda. La devi usare qua la chiave. Ah, e dove dovrò usarla allora la chiave? Aspettate. Dov'è che era la serratura qui? Effettivamente mi ricordo che c'è un pezzo bloccato a una serratura, ma non so dove. Forse qua? Un vero servo tutto per il reame. Lascia che il re pallido di Nidusacro ti liberi del tuo peso. Gettare tutti i tuoi geni alla fontana? No, grazie. Mamma mia. Qua buttare geo non credo che sia una buona idea, onestamente. In basso. Ah, ok. Ah, è vero che c'è una porta là, tra l'altro. Aia. Mob livello 1 e io riesco a farmi fregare. Andiamo.
È vero, c'è il marchio del re qua. Wow. Che diamine c'è qua dentro? Qua poteva entrare solo il re. Mi devo aspettare qualcosa di terribile, vero? Senti questo rumore ovattato che c'è. Più scendo, più diventa terribile. L'abisso. Ma sono tutte persone morte queste, ipoteticamente? Wow. Cos'era? Voglio leggere i loro pensieri. Tolgono un sacco. Wow. Cosa sono queste cose? Ah, se ne vanno proprio via, non posso leggerlo. Ciao Leon Valenza. Wow, ok, niente, semplicemente un posto dove non, meglio non stare, meglio stare simpatici agli altri robbi. Da notare che non mi danno energia per ricaricarmi la vita questi. Wow. Troppo complicato, eh? Sono un po' concentrato perché mi tolgono 2 HP se mi prendono questi. Aia. Però sto vedendo che un po' di vita me la ricaricano. Mamma mia, che fortuna. Che botta di fortuna. Diamine c'è qua, mi serve una panchina. Oh, meno male. Che sono forte, stridulo. Luce. Forse ha illuminato il passaggio sotto. Sembra che stiamo andando avanti, ragazzi.
A destra c'è un rumore. Non posso passare. Cos'è questa? Mantello dell'ombra. Premi RT per scattare in avanti avvolto dalle ombre. Usa il mantello per scattare tra i nemici e i loro attacchi senza subire danni. Ah, è il potenziamento della mia... È il potenziamento della mia abilità? Ho capito. Posso farla in combo forse, vediamo. Bellissimo. Uovo arcano, che roba. Questa è l'abilità che mi permetterà di andare dal secondo... dalla seconda maschera, ragazzi. Andiamo. Ok. Come on. Ci sarà un potenziamento per le ali. Nella porta a sinistra. C'è una porta tutta a sinistra, dici? Vediamo. Cosa c'è qua? Sono un pirla. Ho capito dopo. Ho capito dopo quello che mi è stato detto. Certo che arrivare a questa soluzione non ce l'avrei mai fatta, onestamente, da solo. Io personalmente questa non so come uno ci possa arrivare a capirla. Forse perché tutti stanno gridando con le maschere? Vabbè, questo è un suggerimento. Grido dell'abisso. Premi B mentre tieni premuto su per eseguire il grido. Gli incantesimi costano... Questo qua è il grido, ti serve, fa danno. Credo anche che ne faccia un bel po'. Credo sia anche una delle abilità più forti del gioco, quella. Bene, ora devo salire. Le ali si possono potenziare, che sono l'abilità, forse la mia abilità preferita, direi. Ovviamente la difficoltà di questo passaggio sta nel risalire, perché il resto è una boiata. Se sbagli una volta, qua ti polla che è un piacere il gioco. Mannaggia, guardate che strada. Quanto devo salire? Ok che si chiama l'abisso, però mannaggia. Oh.
Ha affrontato il vuoto ed è asceso indenne. Potrà forse riunire un'oscurità così immensa? Vediamo cosa mi dice. Fantasma, vedo che ha affrontato il luogo che ti ha generato e ora ti avvolge la sua sostanza d'ombra. Anche se la nostra forza ha origini simili, quella parte di te, quell'essenziale vuoto interiore, non mi appartiene. È curioso che una tale oscurità mi dia la speranza, e in essa vedo la possibilità del cambiamento. Una strada difficile si apre dinanzi a te e al suo termine una scelta: prolungare la stasi di questo mondo o affrontare il cuore della sua infezione. Devo leggermi un attimo la storia che ho raccolto dei personaggi, di quello che è successo, perché dietro ci sono un sacco di cose tristi, dietro ogni boss e tante altre cose. Io me li sto un po' perdendo per essere un pochino più veloce su certi, da certi punti di vista. Mannaggia. Dove devo andare? Di qua. Ciao Crazy Luthien, grazie per l'host. Qua siamo presi da orari improbabili, 3:30, per giocando a Hollow Knight, che mi sta piacendo un sacco. La panchina c'è, eh? Sì. Tra fagiani questo è altro grande. Vediamo se mi ricordo. Com'è andata? Come stai giocando? Le ali sono così e basta. Unlucky. Ora so benissimo dove devo andare, raga. Hollow Knight mi piace molto anche a me. Ottimo. Io ora so benissimo dove mi devo recare. Oh, bel tentativo. Ok. Ma io lo so che la mia chat ha buon gusto, raga. Lo so bene, mi fido di voi. L'ho guardato, mi è piaciuto e l'ho acquistato. Mamma mia, il danno. Ecco, non fosse per queste meduse, magari starei anche meglio, eh. Eccoci. Caro il mio Pheasant che fa le mappe, dove sei? Aia, questo fa male. Sta arrivando a prenderti. Eccoti, ciao caro. Anche se Nido Sacro può sembrare un posto strano, non è niente in confronto a queste caverne. Vedi quella barriera oscura lì in basso? È abbastanza inquietante quando ti avvicini. Ho fatto del mio meglio per evitarla. Fortunatamente ho trovato un altro passaggio, anche se sono rimasto leggermente ustionato passando nell'acido. Compare la mappa dell'area, vai. C'era davvero un altro passaggio con l'acido? No, in realtà non c'era per me. Ok, mi sarei offeso. Allora, dov'è il nostro amico? Di qua dobbiamo andare. Andiamo a svegliare la seconda maschera, era ora. Poi ne mancherà una sola. Aia. Ah, perché c'è... Ah, la bomba è dentro. Ok, l'ho vista. Aia. Di qua. Ottimo, ragazzi. Ah, ci sono un po' di sentieri che io posso ricollegare. E quindi non vedo perché dovrei evitare di farlo. Porca vacca, quante esplosioni. Di qua. Ah, di qua ci sono le caverne funghine. Stavo giocando a LOL. Purtroppo, fin tanto che non torno gold, non posso fare altro. Ne va della mia sanità mentale. Dai, guarda che LOL. A me non fa impazzire, ma.
penso che... ci ho giocato davvero poco, eh. Però penso che sia... abbia quelle caratteristiche che è bello da streamare. Non ci ho mai pensato, non mi è passato mai neanche nell'anticamera del cervello. Però, come dicevo per Fortnite, prima che facesse un boom, se la partita dura sui 20-30 minuti è perfetto poi per la live. Quindi... poi so che ti prende. Tutti i miei amici... io ho fatto 2 ranked in tutta la mia vita. Non sono mai andato oltre le due ranked che ho giocato dopo aver fatto il 30. Infatti poi ho smesso per sempre di giocare a... di giocarci. E devo dire che è bello. Devo dire che è bello. Però non lo porterei mai in streaming. Non ci tornerei a giocare. L'effetto è un po' simile a quello delle ranked di Overwatch, poi. Da quello che ho posto... LOL è il male, esatto. Da quello che ho potuto vedere io, poi, assomiglia molto alle ranked di Overwatch. Devi saperle prendere. Allora, qua sto esplorando tutti i sentieri e tutti i collegamenti possibili, raga. Ah, i sentieri infetti addirittura. Ok, va bene. Questa è la prima zona. Mazza. Quindi è un secret dei sentieri infetti. Va benissimo, lo accetto. Andiamo. Allora, andiamo fino in fondo qua. Bisogna andare fino in fondo, raga. Se andiamo fino in fondo troviamo la seconda maschera. Da questa parte. Ci siamo. Ma scusami, ma sto avventuriero, no? Mi chiedo io. Ma sto qua che fa le mappe. Ma perché non ci pensa quando trova... oh, ci siamo. Quando trova queste case, no? Con... questo edificio mi sta cambiando. Chi sei tu che mi conduci in questo luogo? Entra. Qua c'è il tizio che dorme. Archivi dell'erudita. Siamo arrivati, caro. Prima cosa da fare è non andare dove il gioco vuole che ti mandi. Ah... svegliare questo sarà un pochino più difficile. Wow. Diciamo che questo signorino non si vuole far svegliare. Wow, ma questo è attraverso il muro, non va bene. Ma mi prende sempre. Me ne ricorderò. Pregato. Sì, poi non è indispensabile che io li uccida, questi cosi, ma... dov'è che sta dormendo il nostro uomo? Ma starà dormendo? Oh mio Dio, no, non sta dormendo. Wow! Umu? Che cacchio sei? Oh no, non me l'aspettavo un boss fight qua. Wow. Mi sta aiutando il tizio che era lì fuori. A lui può bucare. Oh, ho capito, ho capito. Mannaggia, proprio lì. Aiutami, caro. Aiutami, caro. Non ci posso credere che ogni volta io cado come un pollo. Seruna
Sì, dammi una mano però qua, che sto boss non si batte da solo. Attaccalo, attaccalo adesso. Bravissimo. Mannaggia a me e ai dash. Allora, calma, calma, posso curarmi credo più di una volta. Ai. No, 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 non così. Calma. Sveglia. Calma e sveglia, Tommy. Calma e sveglia. Le scelte sono due. Anzi, non è neanche una scelta. Muoviamoci. Fregato. Ste cazzarola di esplosioni rimanessero per loro. Aia. Esamina. Fregato. Bravo, ridammi la mia roba e battiamo sto boss adesso. Buon salve, signor Medusa. Si fa 1v1. Maledetto. Che mi dici, amico? Attaccalo adesso. Ok. Attaccala ora, amico mio. Perfetto, lo facciamo. Oh mio Dio. Le botte che si è preso. Ciao biscottina, le botte che si è preso. Ciao Medusa. Distrutto. Due strade. Tre strade. Esamina, qualcosa brilla nella capsula. Ascolta. Dunque lei ha chiamato anche te, ho capito che non è una coincidenza, siamo arrivati insieme. Anche se la mia memoria è gran parte perduta, questo posto lo ricordo. In queste camere le Redute ha cercato di conservare tutto il sapere del reame e al centro ha conservato se stessa. Per salvare il nido sacro, le Redute è diventata di propria volontà un sigillo, ma ha posto una protezione supplementare intorno a lei. Anche se non riesco a ricordare cosa sia successo, la certezza è di aver avuto un ruolo in questa impresa. Ora lei mi ha richiamato qui per invertire questa protezione. Tutto questo per poter venire in tuo aiuto. Ah, quindi tipo è un... Ah, ma lui aveva la maschera! Non me ne sono neanche reso conto. Esamina. Una figura dorme nella capsula. È il momento di svegliarla. Andiamo. È il momento di svegliare il secondo dei tre boss del gioco, ragazzi. Questa è una parte fondamentale. Eccomi. Per la diversità, un sigillo. Un modo per sempre immutabile. I sigilli devono essere infranti. Ce l'abbiamo fatta, anche il secondo è andato. Tieni premuto B, concentrazione, vai. Sì, così. E anche lei è stata svegliata. O anzi, il sigillo è stato rotto. Il secondo dei tre.
Il mio. Perché c'è. Vabbè. La vision. Il mio eye tracker è un plus, raga. Su questo gioco poi. Arrivo. La vita di Madama si è estinta e adesso il suo sigillo è spezzato. È stata un'impresa ardua, ma ho assistito alle tue prodezze e anche lei ti ha ritenuto capace. Rimettiti in marcia dunque e lasciami riposare un po'. Ora che questo atto è compiuto, inizio a sentire il peso dei miei anni. Grazie, caro, grazie per l'aiuto. È stato, devo dire, è stato piuttosto importante la tua assistenza. Complimenti. Qua non c'è nulla di interessante. Qua? Esamina. Una cisterna piena di lumidi statiche. Esamina. Usciamo di qua, cosa ne dite? Immagino che questo posto sia importante ai fini della storia. Andarmene un po' mi dispiace, ma. Aia. Voilà ragazzi, e anche questa missione è compiuta. Bravi noi. L'abbiamo battuta. E manca soltanto, ne manca soltanto una adesso. Dove sono io? Sembra che adesso io debba raggiungere la terza e ultima maschera, che sembra essere tutta in basso a sinistra. La panchina prima. Perfetto. Ciao Lutien. Credo che andrò a dormire adesso. Sono le 4, mannaggia, è tardissimo. Credo che con questa ho fatto. C'è, aspetta, c'è uno dei lombrichetti. Che se la piange, tra l'altro. Dove però? Vediamine sei, figliuolo. Sei di qua? No, è di qua. Sentilo come se la piange, oh. Vediamine. Peccato. Salvati, figliuolo. Addio. Porca vacca, che bo. Aia. Quante botte. Di qua. Ok. Ora c'è una cosa che voglio fare prima di andare a quel paese. Voglio vedere se c'è una nuova zona che posso esplorare andando di qua. Esattamente andando di qua. Via. Perché io di qua ci sono già stato. Non so chi se lo ricorda, ragazzi, ma di qua noi ci siamo già andati. Eccoci. Via di qua. I giardini della regina. Ciao tizia. Ah, piccolo guerriero, anche tu vieni a metterti alla prova contro i membri della tribù traditrice, nemici letali, quelli che vivono in queste radure. In passato sarei rimasta ben lontana da loro, ma le tue azioni mi hanno aperto gli occhi.
Va bene, andiamo a fare qualunque cosa tu pensi di star facendo, cara. Wow. Rischio. Sto andando a caso, per la chat. Ah, è un boss questo. Aia. Li ho già affrontati nell'arena. Ok, a posto. Panchina sopra. Oh, c'è anche il nostro amico. Panchina e tizio tutte e due insieme. Doppietta. Sto arrivando, amico. Eccoti. Ciao. Hai mai sentito parlare della regina di Nido Sacro? Sembra che un tempo questi giardini fossero il suo rifugio. Ora dei brutti ceffi li hanno invasi e la vegetazione cresce incontrollata. Compriamo la mappa. Sembra che la strada prosegua in bassa sinistra ed è esattamente dove io voglio andare. C'è una panchina qua? Non è forse il posto più affascinante che tu abbia mai visto? Ci sono ancora così tante cose da scoprire. Per cui siamo... Boh, mi sono preso... Dov'è la panchina però? Ah, forse è su di qua, si intende. Dai, è palese. Ci deve essere qualcosa lì sopra. Ok. Panchina. Non avevo esplorato bene io. Mea culpa. Panchina trovata. Ciao Matti Rex. Ok, qua a destra. Chiuso. Qua a sinistra. Non chiuso. Porta aperta. Stiamo andando bene. Di qua. Forza. Aia. Oh mio Dio, sto sbagliando tutti i tempi. Ma mi è andata bene. Buono. Uno. Due. Tre. Ottimo. Un'altra panchina. Volentierissimo. Why not? Ciao Joe. Ti sei perso la seconda maschera che siamo riusciti finalmente a distruggere, secondo sigillo. E adesso ci stiamo andando verso la terza, ma credo che non sarà facilissimo arrivarci in un attimo. Panchina. Grazie. Cos'è con un me? Con la musica pure, oh. Non volevo rompere il coso con la musica. Ho sbagliato.
Maestro dello scatto. Ah, bellissimo lo scatto. Lo scatto verso il basso è tattico. Bellissimo. Ok, stiamo andando esattamente dove voglio. Aia. Ok. Siamo già in un'altra zona, ragazzi. Wow. Siamo già in un'altra zona. Molto bene. Sono nella home di Twitch. Sì. Spero di esserci sempre quando sono live. Oh. Ascolta. È una maschera, un volto quello di questa creatura. Sa della faccia che si nasconde al di sotto? L'uroverme ha davvero concepito le... L'uroverme. Di nuovo sto uroverme. Via di qua, va. Aia. Aia. La maschera che si può... Comunque i mob qua assomigliano un sacco alla maschera che stiamo cercando. Se già stasera riesco ad arrivare alla maschera... Non sarebbe un po' strano? Pam 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 pam. Non so neanche chi devo ringraziare perché non mi ricordo più alla fine qua in quanti ragazzi mi hanno consigliato questo gioco, quindi non saprei da chi iniziare. Giù di qua. Forse c'era qualcosa che avrei dovuto vedere. Wow! Quella era una sorpresa. Raga, non ho la più pallida idea dove io stia andando. Sarò mica nel posto giusto. Impossibile che sia nel posto giusto, su via. Però c'è... Oh no, c'è una stazione. Villaggio distante. C'è qualcuno qua. Entra. C'è nessuno? Panchina. Oh, wow. Maledizione, sono andato in quattro posti diversi in così poco tempo.
Terribile esperienza, non l'auguro a nessuno. Antro della bestia, ma quale bestia? Quella è la domanda. Aia, quattro vite così come uno scemo. Non starai a letto troppo tardi, cosa significa? Ciao Gaspa. Proprio tu me lo dici. Chiediamole anche agli altri spec, mannaggia. Sembra che tutta sta strada sia stata fatta solo per salvare la vita a un povero. Ciao caro, salvati. Ok. Pensavo fosse uno di quelli cattivi. Comunque non è per niente facile giocarsela in queste piccole. Rischiosissimo, questo maledetto posto. Non ci credo. Ok. Ma manco uno speedrunner lo trovava così in fretta. Non ci credo, l'ho trovato a distanza di pochissimo tempo dall'altro. Ne ho fatti tutti e due in meno di... in 20 minuti. Quindi posso finire il gioco, mi stai dicendo questo? Non credo che sia finito, però... ci sarà qualcosa. Guardate, ora il sigillo inizio gioco, questa è la prima, questo è il primo livello. E ora? E ora posso tornare là. Oh, c'è la tizia. Ehi. Dunque è uscita la bestia, prosegui verso il tuo destino. Non avrei impedito che accadesse, ma mi hai addolorato stare in disparte pur sapendo ciò che stava per succedere. Il cuore non è di pietra. Maledetto posto. Sto posto è infame come pochi. Non ho neanche la mappa. Cioè sono andato completamente a caso. Sono andato. Rendiamoci conto della mia fortuna. Sono andato completamente a caso. E sto posto è un'infamata unica. Cioè... Dammi un altro uovo rancido. Grazie. Grazie mille. Ah, mi ha dato una vita in più, mi ha dato? Non me ne sono reso conto. E ora dove devo andare? Voglio solo uscire da sto posto del tubo, vi prego.
Fatemi uscire. Di qua. È tutto buio. E anche se ho la torcia fa comunque schifo questo posto. Sigillo di Nido Sacro. Tutte cose che si vendono queste. Ah, qua è dove ero intrappolato. Ok, e poi? Oh no, di nuovo te. Mi fa impazzire come il mio personaggio si giri sempre dalla parte sbagliata in questi casi. E dai. Dai. Devo trovare una via di fuga, devo trovare. Non ho una mappa, è buissimo, è tutto così stretto. Qua è dove arrivo. Magari di qua dove devo andarmene. Ah, ma è vero, la mia abilità mi permette di dashare attraverso sti esseri. Non ci ho pensato. Potessi riposarmi qua. Forse ce l'ho fatta. Oh mio Dio, una panchina. Oh mio Dio, che fortuna. Ce l'ho fatta. Bastava andare dove non si sentiva più la musica, la cosa, la... il suono. E non si vede assolutamente niente, Gaspa. Ce l'ho fatta, però. Ed è, vi dico una cosa in più. Qua c'è una stazione. Qua sopra. Eccola. Speriamo sia ancora funzionante. Vieni, caro. Vieni che ce ne andiamo. Eccolo. Ultima. E ora chiudo, posso finire il gioco? Posso finire il gioco, mi stai dicendo? Prima vado al mercante e vedo se ha qualcosina da darmi. Pezzo di maschera? Sì. Perché no? Patmos, Gio? Chiudiamola allora. Hai fatto 30. Grazie. Patmos, Gio. La chat mi picchierà per questi acquisti stupidi. La chat mi picchierà un sacco per questi per questi acquisti stupidi. Nada. Ok. Ho tutto. L'arma posso potenziarla effettivamente, ma facciamo un giro là sotto. Allora, ragazzi, sembra proprio che siamo agli sgoccioli. Non so se funziona così, ma abbiamo sbloccato tutti e tre i sigilli e forse posso davvero finire il gioco. Andiamo a scoprirlo.
Ricettacolo, benché incatenato, conoscerai lo stato del mondo. Nido sacro sarà di nuovo unito. Percentuale di completamento visibile nell'inventario. Completamento. Affrontato, completato. No, in realtà non l'ho. In realtà non vedo il percentuale di completamento, ma faremo finta di niente. Faremo finta di vederla. Andiamo. Sono almeno 12 ore di gioco. Minimo questo gioco qua. Ma è re! O sbaglio? È re o è la mia impressione? Dai, con una sola ti liberi da solo, no? Eccoci, caro. Il cavaliere Vacuo, lui è l'Hollow Knight. È l'Hollow Knight in persona. Ma tu hai gli stessi movimenti del mio amico. Di quello che ho affrontato per secoli. Sei proprio identico. Al tuo fratello più piccolo ho messo 150 colpi e poi l'ho battuto. Tu sei un pochino più grande, ma... Sei proprio simile. Aia, all'ultimo colpo. Perché si fa del male da solo? Che diamine? Wow.
Alla fine lui l'ha sconfitto, ma si è rincatenato all'interno del santuario. Purtroppo non mi sono goduto la storia dietro questo gioco. Non ho scoperto bene effettivamente perché la gente sia ostile, che cosa il nostro protagonista sia venuto effettivamente a fare lì dentro. Quindi c'è qualcosa in più da fare all'interno di questo gioco. Qualcosa in più da scoprire. Non potendo completare un gioco di questa portata in live, penso che me ne leggerò molte cose, insomma. Se può consolare, questo è il bad ending e ce ne sono tre nel gioco. Immaginavo ci fosse qualcosa in più, ovviamente. Quindi, non so. Penso che... vedremo. Ma non credo di continuare a portarlo. Questa era Hollow Knight, ragazzi. Questa era Hollow Knight. Ci ha tenuto compagnia in quattro live diverse. Mi è piaciuto molto.